Fabio, appena terminata la partita, una sconfitta per 3-0 contro Civitanova, una squadra ostica, però insomma un risultato molto sonoro, rotondo, che non ci aspettavamo. A onore del vero, la squadra insomma, aveva grosse defezioni, sia in campo per l'assenza di Porcello, ma anche per tanti elementi con la salute insomma, non a posto. Sì, non siamo mai stati veramente in partita, anche quando all'inizio del primo set siamo riusciti ad andare avanti 2 punti, c'è sempre stata la sensazione che il ritmo lo facessero loro e che noi fossimo sempre una pensione in ogni situazione di gioco. Abbiamo comunque espresso una pallavolo non di alto livello, questo è frutto anche un po' delle cose che ha detto te, ma soprattutto della settimana in cui siamo allenati. Io molto probabilmente in questa settimana ho sbagliato parecchi allenamenti, quindi diciamo la colpa me la sento totalmente addosso io, nel senso che potevo sicuramente preparare la squadra meglio e quindi rimane il rammarico perché con questa sconfitta vanifichiamo tutto ciò di buono che abbiamo fatto ora, senza nulla togliere il merito a Civitanova che ha giocato una buona partita. Sì, in effetti gli ospiti hanno veramente giocato veramente bene, però ecco, è sembrato che la squadra non avesse proprio la forza fisica di riuscire a contrastare il gioco ospite, proprio per mancanza, ecco, di possibilità fisica. A me mi ha dato questa impressione, ecco, anche nei momenti in cui eravamo vicini nel punteggio si vedeva che la squadra insomma, non era proprio quella delle altre giornate. Sì, non abbiamo passato una settimana tranquilla, la settimana è iniziata all'infortunio piuttosto grave di Porcello, non so quando e se ce l'avremo a disposizione per le prossime partite perché è una distruzione molto grossa sulla caviglia su cui aveva già avuto un infortunio a fine dicembre e poi via via durante la settimana abbiamo avuto problemi di salute varie, febbre, dolore ai ginocchi di Pellegrino, però ripeto. Anche se ci siamo allenati sottotono, questo non è sicuramente da imputare esclusivamente alla salute dei giocatori. Ho fatto una settimana veramente molto brutta come allenatore e molto probabilmente non sono riuscito a dargli quella tranquillità anche nei momenti di difficoltà, nel senso che se non puoi esprimere la pallavolo da prima in classifica, devi comunque dare in campo qualcosa di più e forse dovevo spingere un po' di più anche in settimana. Ecco, una sconfitta che proprio alla vigilia di un match importantissimo a Spoleto, perdiamo la testa della classifica, ma soprattutto ora ci aspettano delle partite determinanti per il proseguo del campionato. Sì, ormai il campionato è diviso in due, nel senso che ci sono queste 5 squadre che fanno lotta a sé. Noi oggi abbiamo interrotto il nostro cammino, gli altri dietro stanno viaggiando molto, in maniera molto spedita, è un po' quello che è successo a noi a parti invertite. Abbiamo una trasferta a sabato contro una squadra che sta esprimendo una pallavolo di alto livello, sicuramente è un campo molto difficile, cercheremo di recuperare le energie e comunque ecco, diciamo, non è certo questo il momento di piangerci addosso per dimenticare comunque questa squadra cosa ha fatto con tutte queste difficoltà e quindi cercheremo di recuperare e di fornire una prestazione all'altezza delle nostre prestazioni passate.